Nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, si è parlato dell'affascinante storia di Sophie Codegoni e del suo viaggio personale in relazione alla chirurgia estetica, iniziata sin dalla giovane età. Sophie Codegoni, spettegules.it, nata nel 2000, Sophie Codegoni sembra avere più di 24 anni. Ha alle spalle una relazione complicata ed è attualmente madre della piccola Celine Blue, di un anno. La sua prospettiva sulla chirurgia estetica è cambiata con il tempo, riflettendo la sua crescita personale. Durante l'intervista a Verissimo, ha condiviso le sue esperienze in merito. Sophie Codegoni a Verissimo, la relazione con Alessandro Basciano. La figura di Sophie Codegoni è stata frequentemente accostata alla relazione, ora conclusa, con Alessandro Basciano. Originaria di Riccione, Sophie ha debuttato in televisione come tronista nel programma Uomini e Donne nella stagione 2020-2021. L'anno successivo, ha partecipato al Grande Fratello VIP, dove ha incontrato Basciano, attirato dalla sua personalità. A pochi mesi dall'inizio del loro legame, ha ricevuto una proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, evento che ha suscitato molte discussioni e critiche sui social. La loro relazione ha suscitato continua attenzione, caratterizzata da alti e bassi, con frequenti polemiche su Instagram riguardanti la loro crisi. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Venezia, spettegules.it. Ad oggi, Sophie ha chiarito che la loro relazione non è più romantica. Non siamo una coppia, ma due genitori che si vogliono bene. L'amore per la nostra bambina è la nostra priorità. La chirurgia estetica, un viaggio personale. Oltre alla sua vita sentimentale, Sophie Codegoni ha spesso attirato l'attenzione riguardo i suoi ritocchi estetici. Ha rivelato di aver iniziato a sottoporsi a interventi a partire dai 16 anni. Volevo rifarmi le labbra perché erano molto sottili, ha spiegato, raccontando di come inizialmente desiderasse labbra più piene. Oltre alle labbra, ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva. Intervenuta a Verissimo, ha descritto la sua evoluzione riguardo l'immagine corporea, ammettendo di aver affrontato momenti di difficoltà. Non ero in grado di fermarmi, volevo sempre di più, ha detto. Attualmente, ha cercato di ripristinare un rapporto equilibrato con il proprio aspetto, sottolineando che l'amore per se stessi è fondamentale prima di intraprendere qualsiasi cambiamento. La sua esperienza è un messaggio positivo. In un mondo che promuove canoni estetici irraggiungibili, Sophie invita le sue fan a dare tempo e a coltivare la propria autostima.